Questa volta riflettiamo sul libero arbitrio, che viene menzionato nel terzo episodio, L'ascensore, regia di Luigi Comencini, del film. La pellicola affronta il tema del sesso e dell'ipocrisia dei costumi, tematiche che da sempre hanno fatto parte della tradizione della commedia all'italiana. Il film, attraverso un'analisi sottile e spesso ironica dei costumi e delle abitudini sessuali dell'epoca, si propone di smascherare l'ipocrisia di una società che tenta di nascondere, dietro un'apparenza di perbenismo e moralità, la sua ben diversa natura. Il tema viene trattato con umorismo, comicità e leggerezza, come generalmente accade in questo particolare genere di produzioni cinematografiche. Il primo episodio del film è Italian Superman, regia di Nanni Loi con Paolo Villaggio. Il secondo episodio è Il Cavalluccio Svedese, regia di Luigi Magni, con Nino Manfredi. A noi interessa ora il terzo episodio, L'ascensore, regia di Luigi Comencini. La situazione, siamo a Roma, durante un torrido weekend di Ferragosto. In uno stabile elegante della città si incontrano casualmente Monsignore Ascanio, Alberto Sordi, che va a trovare la sua amante, una bella vedova, Beba Loncar, e Donatella, Stefania Sandrelli, una avvenente abitante dello stabile. I due, che poco prima hanno litigato per strada alla guida delle rispettive auto, prendono l'ascensore insieme, malvolentieri. L'ascensore durante la salita si blocca. Nonostante i due prigionieri chiedano ripetutamente aiuto, nessuno ascolta l'appello. Così alla fine, anche se a malincuore, Monsignore Ascanio e Donatella sono costretti a coabitare nella cabina dell'ascensore in attesa dei soccorsi, che però non arrivano. Complice lo spazio comune in cui i due sono costretti a convivere, accade che prendano progressivamente confidenza l'uno con l'altra e poi, alla fine, avviene qualcosa di imprevisto. Ah, smaniava, Smaniava. gemeva. Ma che dicevi? Ah, diceva no, nu, No. così, ma che fa? Ah, no, ma che fa? No, ma che fa, Niente, Donatella. monsignore? Ma meglio, la Sì, sento. certo, lasciami fare. Ma non si Si fa. fa, si fa. Ecco così. Così E come? alza la gamba. Ma Su, quale? tirati su col corpo. Va bene, Sì, sì. su. Così? Sì, Come? ecco, così. Ma Giù, che giù. fa? Perché? Ma mi Rilasciati ora. rilascia, ma Sì, poi che succede? brava. Così. No, Ecco, no, 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 no. così. Va bene? Sì, Va bene? non lo so, no, È no, no, bello? non capisco. Ti piace? Avviene qualcosa di imprevisto. Un rapporto sessuale fra i due. Quando vengono finalmente liberati, Sordi esprime chiaramente il suo Roba. molto personale punto di vista sul Trema tema del libero tutta. arbitrio. Ma che è successo? Niente. Non è successo niente. Niente. No. Ma come? Mi dice, solleva le gambe, fai questo, fai quello, io scema. Ma non si fa così a tradimento. Ah, capito? Potevi chiederlo almeno, no? Beva un po' d'acqua, le farà bene. E dopo quello che è accaduto mi dai del lei? Ma è assurdo. Non mi sembra affatto assurdo. Anzi, se lei riflette bene, non è accaduto nulla che ci induca a darci del tu. Ma come? Non ho capito. Vede, signorina, se un uomo ed una donna, come noi due, ad esempio, rimangono bloccati in un ascensore, nel medesimo momento vengono anche privati del loro libero arbitrio. Che sarebbe? Non possono più decidere liberamente delle loro azioni. Cioè? Poniamo il caso che lui, l'uomo, si senta minacciato dal richiamo dei sensi. Può usare, come nel nostro caso, del suo libero arbitrio uscendo dall'ascensore? E lei, la donna? E Neanche. allora, che significato può dare, signorina, ad un fatto che è accaduto contro la volontà delle due persone Ah, ho interessate? capito. Vuol dire che è come se non fosse accaduto. Non come se. Lei deve convincersi che il fatto non è accaduto. Non è accaduto. No. E allora, mia cara ragazza,
Continuiamo a darci del lei. E siccome non sussiste peccato, io l'assolvo senza alcuna penitenza. Ecco, questo è il mio indirizzo. Via Bonarotti 15, scala B, interne 8. C'è anche il telefono, vede? Allora posso venire a trovarla? No, al contrario. Vede, signorina? Io le ho dato il mio biglietto da visita solo per metterla alla prova. Quando lei uscirà da questo ascensore, allora riacquisterà il suo libero arbitrio e sarà padrona delle sue azioni. Se verrà a trovarmi a casa, di sua spontanea volontà, ed io ricadrò in tentazioni, allora, soltanto allora, potremo dire che il fatto è realmente accaduto e che abbiamo peccato. Ho capito. Se invece lei resisterà, allora sarà una vittoria del suo spirito sulla carne e per me un immenso piacere per averle dato questo insegnamento. Via Bonarodi 12, scala B, interno 8. Se al telefono risponde mia sorella, lei le dice: lascio il mio nome che poi Monsignore mi richiama. Va bene? Ascensore! Sì! Chi è? Dal portiere della casa accanto. Mi ha chiamato la signora Dami. Grazie, caro. Ha fatto? Tutto in ordine, l'ascensore funziona. Premo il tasto. Bene! Saliamo prima da lei, poi io scendo. Ma cosa fa, signorina? Perché non si veste? Vuole uscire nuda? È indecente. Infatti Ascanio incita Donatella a dimenticare quello che è accaduto, motivando con filosofemi vari l'inconsistenza di quanto è successo. Che non è stato deciso dal loro libero arbitrio, essendo essi bloccati nell'ascensore, e quindi è come se non fosse mai avvenuto. Arrivederla, Monsignore. Arrivederla, signorina Donatella. Via Bonarodi 12, scala B, interno 8. Sì, sì. Telefono 68 36 14.